Rocco Commisso ripartirà per l'America tra pochi giorni e dovrà fare il punto su due questioni importanti. Da una parte il nodo stadio, sembra tutto sfumare o quasi, la questione inerente all'area Merca, Fir si ritenterà per Campi o per l'Artemio Franchi, da valutare ovviamente tutto questo in merito a quello che sarà poi il bando che scadrà il prossimo aprile, 56 giorni esatti per capire quale sarà il futuro della Fiorentina inerentemente al nodo stadio. Dall'altra parte, in questi giorni in programma un colloquio tra le parti per il rinnovo di Federico Chiesa, da capire che cosa succederà e quali saranno, diciamo, poi gli sviluppi inerentemente proprio alla partenza o meno del giocatore. Per il patron nel mirino ovviamente anche quella che è la partita importante di Marassi contro la Sampdoria, c'è la necessità di andare ad acquisire sul campo punti importanti in attesa proprio di un tour de force che vedrà la Fiorentina impegnata in quattro partite determinanti che ne rileveranno quelle che sono le reali ambizioni di una squadra che in questo momento fa fatica. In tutto questo parleremo anche della panchina, perché ovviamente Iachini non è tranquillo e sicuro del suo posto, già si fanno i nomi di quelli che potrebbero essere i suoi successori. Allora iniziamo la puntata di Casa Viola come ogni mercoledì, vi ricordiamo che siamo in diretta streaming su fiorentinanews.com e sulla pagina Facebook di Toscana TV, lo faremo ovviamente in compagnia dei nostri ospiti, quindi vado a presentare qui alla mia destra, parto da Massimo Sandrelli. Buonasera. Che ritrovo con tanto piacere, grazie Massimo per essere tornato da noi. Come ringrazio e saluto Marcello Mancini. Grazie a te, buonasera a te. Ciao Marcello, passiamo alla nostra sinistra con Costantino Nicoletti. Ciao Lucia, buonasera a tutti. E andiamo avanti anche con Fabio Verniani, capo degli buonasera. Allenatori, responsabile degli allenatori della Fiorentina Nuoto, la Rinantes Florenza, grazie. Che si è congiunta, no, in quest'annata, sì. E ha unificato tutto quello che è, diciamo, il nuoto, la Rinantes intesa come pallanuoto, e quindi ci parlerai di tutti questi aspetti, anche perché insomma ci sono davvero dei campioni che probabilmente andranno a partecipare a una manifestazione importante quale Tokyo 2020. Vado a salutare anche Greta Beccaglia in postazione. Ciao Greta. Ciao Lucia, come sempre per interagire con noi al numero 342 19 71 871. Inter-Napoli è già iniziata da quasi 40 minuti. Le formazioni: Conte ha scelto un 3-5-2 con davanti Lukaku e Martinez, mentre Napoli Gattuso un 4-3-3 davanti Mertes, Cairon e Elmas. Mentre il sondaggio di oggi: quanti punti potrà fare la Fiorentina nelle prossime 4 gare? Ovvero Sampdoria fuori casa, Milan in casa, Udinese fuori casa e Brescia in casa. Sicché rispondeteci. Grazie mille a Greta, quindi rispondeteci al nostro messaggio, ovviamente ne parleremo anche qui in studio, come diceva Greta seguiremo il live della Coppa Italia che in questo momento si gioca la semifinale d'andata, quindi tra Inter e Napoli, due compagini. Da una parte abbiamo un Inter che ha vinto il derby, quindi reduce da un bel successo proprio a San Siro, dall'altra parte invece un Napoli che è caduto a Lecce e che vede insomma nella Coppa Italia la sua ultima speranza di poter ambire a una diciamo all'Europa, quindi a una coppa, quindi questo è un match che sarà sicuramente vissuto molto sul campo. E allora cominciamo invece con la puntata di Casa Viola per capire appunto il momento della Fiorentina. Facciamo un passettino indietro, perché nella giornata di ieri è ovviamente uscito il comunicato della Fiorentina, dove si parla appunto della questione ovviamente stadio. Ha fatto tanto rumore perché ovviamente Rocco Commisso ha fatto sapere di avere bisogno di capire meglio quella che sarà la tematica inerente alla Mercafir. Ci sarà questo bando il prossimo aprile, dove scadranno 56 giorni esatti per capire che cosa succederà. Quello che però è emerso e che ha fatto più rumore è diciamo l'ultima parte proprio del comunicato, dove si legge che probabilmente potrebbe essere anche preso in considerazione di non essere fatto nessun tipo di stadio e quindi di nuovo impianto. Greta, è così? Sì, proprio ti leggo i pezzi più importanti. Il prezzo dell'area di 22 milioni è troppo alto a nostro avviso, a serie di costi diretti a carico della Fiorentina che rendono il prezzo complessivo proibitivo e i tempi si sono dilatati. Oltre al prezzo dell'area di 22 milioni che sin dall'inizio abbiamo dichiarato essere troppo alto, vi è un'altra serie di costi diretti a carico della Fiorentina. Ciò si aggiunge che delle condizioni di gara derivano altri rischi potenzialmente illimitati.
Non vi sono garanzie che il terreno sarà ceduto libero e non inquinato in tempi brevi. Con procedere l'opzione Mercafir a condizione di poter completare la costruzione dello stadio entro il 2023. Ora tuttavia stiamo prendendo atto di un ritardo di 8 mesi. Nella programmazione, già in questa fase, mentre rileviamo l'assenza di numerose a volte prevenire ulteriori ritardi in futuro, nonostante le buone intenzioni dell'amministrazione. Collaborare attivamente con il sindaco e con il comune di Firenze per dare alla Fiorentina e ai suoi tifosi uno stadio nuovo, bello e confortevole. Bene, grazie Greta. Allora Massimo, che idea ti sei fatto di tutta questa vicenda? Che idea? Mi sembra sia tutto normale. Cioè, che uno pensi di poter fare lo stadio in 3 giorni su un'area che deve comprare, cioè se uno sta un po' da queste parti, importa anche in Alto Adige, cioè, c'è bisogno di stare proprio a Firenze. Per fare un bagno ci vuole un anno, immagini per fare uno stadio. Cioè, io credo che ci sia... Rock è fantastico, io mi piace da morire, io lo trovo come lo zio d'America, simpatico, buffo, parla italiano un po' così e così, poi si confonde, ma poi si confonde che è intelligente. Solo uno ha trovato uno che gli abbia detto la verità, perché io pensavo lui arrivasse qua con uno staff di persone, voleva comprare il Milan, quindi pensavo avesse i più grandi economisti, tecnici di tutti i generi, e la sua ci ha mandato, come si chiama? Barone. Giobarone. Allora Gio Barone, che è uguale a lui, anche lui non sapeva nulla. Cioè, poi Roma si è messo in un albergo, si può dire, un noto albergo fiorentino. Ma nulla, proprio nulla. E quelli intorno gli hanno detto bugie. Perché se a Marcello Mancini, che è stato direttore della Nazione, quindi è di Castelfiorentino, ma è uguale, voglio dire. Nessuno è perfetto. Gli avessero chiesto, dice... Come si può fare per fare lo stadio da qualche parte? Dice, guarda, voi siete pazzi. Ma la ragione, cioè, voglio dire, aveva ragione per certo. Il sindaco di Milano, Sala, ha detto, volete fare lo stadio? Lui ci sta San Siro. Poi voi fate, e parlava a Milano e Inter, non è che parlasse. Un sindaco, il primo problema è che non deve sperperare soldi pubblici. C'ho uno stadio ora, attuale, fatto nel 26, ma ci hanno speso soldi per rifarlo, per mondiali, eh? E secondo voi che ne fa? Lo butta giù? No, perché il sovrintendente non vuole. E allora, dico dire, quello è uno sperpero, eventualmente. Sarebbe uno sperpero di denaro pubblico. E mi impegno, io sindaco, a trovare una soluzione. Ma poi è chiaro che il terreno, comunque sia, merca fino a non merca, deve essere pagato. Quindi ha un valore che viene computato dai tecnici. Cioè, io sono folle tutto questo. Io l'unica occasione ho avuto di parlare con... Con Barone dice, ma vi preoccupate dello stadio? C'è i franchi, rimettete un po' le seggiole, date, volete farlo aprire, fate la squadra. Non mi ha dato retta. Ma ora hanno iniziato un pochettino a capire, che bisogna pensare anche alla squadra, perché se no... Sì, perché capito, tu fai un mercato drammatico, poi tu fai quell'altro e continuiamo più 4 rotti, cioè 3 rotti e uno che bisogna giocare tutto quest'anno. Si sono un po' distratti. Marcello, sullo stadio. Sono due le tematiche dove, diciamo, sì. Commisso si è fermato e si è bloccato, i tempi e i costi. Sì. Queste sono le cose più importanti. Io sono un po', come dire, disincantato, ecco, su queste cose, un po' anche come Massimo, perché ne abbiamo viste diverse via Firenze negli ultimi decenni. Io parto dall'assunto che lo stadio non si farà mai, ok? Però ovviamente bisogna anche seguire i fatti e gli eventi e, come diceva Massimo, i tempi e le idee di Commisso sono assolutamente incompatibili con il sistema nostro. Italiano. Con il sistema italiano, certo. E ho letto con grande interesse un'intervista, una delle miliardi di interviste uscite a Commisso, no? Sul Sole 24 Ore di qualche settimana fa, nella quale Commisso dice, ma questi mi fanno diventare pazzo. Cioè, testualmente, mi fanno diventare pazzo. Allora, in 6 mesi, dice Commisso, ho partecipato a più riunioni qui che in 40 anni di carriera in America, dove pure ho dato internet a mezza America, città grandi, città piccole. Insomma, ho avuto dei problemini.
ma io tutte queste riunioni che ho fatto in questi 6 mesi in America non l'ho fatta. E anche ho visto più politici, ha detto. Ho visto più politici. Più politici, sì, e cioè, più riunioni. Quindi capisci bene che di questo passo non convergeranno mai le due linee, quella di Commisso e quella di Firenze. E allora se mi chiedi qual è la soluzione più plausibile, più facile, più... è quella di rimettere le mani sui franchi. Ah, magari coprendolo, sì, certo, perché sennò ci si bagna. Però una cosa, ma poi qual è il problema dello stadio nuovo? Io vorrei saperlo, perché io ancora non mi capito. A che serve uno stadio nuovo rispetto a questo? Vedi Massimo. Questo te lo spiega Costantino, perché si parla di ricavi che... Massimo, quello è marginale. Gli stadi sono i 3%. Sì, non è immediato. Italiano. Perché deve ammortizzare l'investimento. No, ma è 3% come voce ricavi. No. La Juventus è il 4%. Certo. Però l'idea, Massi, siamo nel 2020, sì, e che vuol dire? Fai conto che in Africa ci sono, e nei paesi dell'est ci sono strutture più ospitali delle nostre, noi abbiamo ancora degli stadi con i tubi innocenti. Empoli, che è quello che... Io sto parlando di Firenze, lascia perdere. Quindi di conseguenza Firenze ha uno stadio che è un monumento nazionale, un'opera bellissima, che ha 90 anni. Allora? Quindi anche a livello di sicurezza inizia a essere obsoleto, inizia a essere... Cioè, oggi il fruitore dello stadio sono anche le famiglie, sono i... Ho capito, ma serve un centrocampista. Noi siamo perfettamente d'accordo. Però io non posso oggi nel 2020 andare allo stadio con l'incerato giallo, prendere il vento, l'acqua, la pioggia, la neve e il sole. Ho capito, però stai a casa, tu guardi Sky. Massimo, loro l'hanno messo nel loro piano industriale. Quanti spettatori c'è a Torino? Sempre pieno. Quanti sono? 40.000, 35.000. 35.000. E per 35.000 io devo rifare un casino di genere. Ragazzi, ma di che vuoi parlare? In Inghilterra non vendono le partite. Allo io guardo. Firenze vanno anche così. Lucia, stasera ho due colossi. Due mostri sacri. Io starei 2 ore ad ascoltarli. Però devo anche spiegargli che purtroppo in Inghilterra non vendono le partite in TV se lo stadio non è prima venduto con i biglietti. Ho capito, ma non siamo in Inghilterra. Noi bisogna allinearci. Però allineati pure, ma non dobbiamo lasciare... Ma dobbiamo bloccare il problema, via. Tu fai... Io si parla dello stadio. E anzi, per la gente vuole allo stadio condivido con anche la vuole la squadra. Siamo d'accordo. Perché però, se sono due progetti... Massimo, sono due progetti paralleli, devono andare paralleli. Ma che paralleli? Sono due diverse. Però ti voglio chiedere, a fronte di questo, tu hai intuito che... Le due strade possano convergere? Per me sì, e vi dirò anche di più. Con quali tempi? Ci potrebbe essere con una quali terza tempi? Io aria... sono andato a rivedermi, scusami. Prego, sono andato a rivedermi le dichiarazioni che fece Andrea Della Valle con Gnini, anzi, le fece. Sì, però, nel 2017. Scusate, però il progetto Della Valle era diverso. Sì, ma comunque... Della Valle è... Voi datemi 80 ettari. E io in poi. Quegli 80 ettari, con una parte dei guadagni... Sì, sì, era diverso, no. No, perché è diverso, si parla di tempi, no, perché vedi, io credo che si parli così, si parla. Sì. Si parla di tempi e Cognini disse, e ora mi infameranno perché cito Cognini, ma insomma, no, insomma, rischio, non ce ne ho dato nessuno, giusto? Disse nel 2017, marzo 2017, sì. Dice, se va avanti l'ite come noi speriamo, c'era il sindaco Nardella accanto. La prima pietra. A autunno 2019 iniziano lavori. La prima pietra, sì. L'autunno 2019 ci ha passato. È vero che nel mezzo ci sono state varie vicissitudini, sì. Però i tempi devono avere un fondamento. Ma io infatti vi ho buttato un assist che non avete preso, Ci potrebbe essere una terza area. Ma chi se ne frega? Cioè, no, la bella di Firenze. Che a me, francamente, qua, ci potrebbe giuro. Essere, Massimo. Ma secondo me dovrebbero farla a Castello, tornare a Castello. Ragazzi, com'era la soluzione iniziale. Essere, ragazzi, lo serve un centrocampista, un difensore, un attaccante, un portiere. Ma non parliamo di no, a parlare si fa presto. Renzi, quando era sindaco, lo voleva fare tra Firenze e Empoli. Un'area tra Firenze e Empoli. Anche poi era ancora in Italia. Quindi... Fabrizio, sicuramente sì. Lo sguardo volgerà altrove, perché per come stanno le piscine cose in questo momento... No. Ah, mancano anche le piscine. La Florenzia è ancora più arrabbiata, non scherziamo. Cioè, sta parlando solo di stadio, ma c'è chi sta anche peggio. Franchi due belle piscine, non so quanti anni le possiamo realizzare. Ed è la storia di Firenze. Parleremo assolutamente anche della Rarina. Imparava a nuotare in Arno. Assolutamente. E la pallanuoto si giocava in Arno. È vero. È la grande società che è sopravvissuta a tutti questi problemi. Ma non se ne occupa nessuno.
se ne dovranno occupare, perché c'è anche un procedimento, vero, sì, Fabrizio, sì, in corso in questo momento. Io come appassionato di calcio anch'io seguo con molto interesse tutte queste cose sullo stadio eccetera, fra l'altro so che c'è anche un motivo urbanistico, credo, no, che voglia liberare quella, almeno è stato girare, risolvere, cioè, sì, ma cioè, politica, io sono d'accordo con lui, perché poi il tifoso va, certo, a vedere la squadra, dice più parlate di stadio, ma insomma è che si fa qualcosa. Sì, questo è vero, però non sottovalutate l'interesse della gente, perché lo stadio è un tema comunque, Massimo, che piace. Hanno conferito, e prima Furone della Valle e loro sulla stessa stregua, l'abbinamento, facciamo lo stadio, si fa la squadra forte. Non è vero. Non è così. Non è la così. Juventus ha vinto senza lo stadio, certo, ora vince 9 scudetti, no, 7 li ha vinti senza lo stadio. Però quello di cui si parla, Massimo, è comunque fare uno stadio nuovo per chi? Incrementare anche. Ma chi tu vuoi incrementare? Tu vedi tre gol in più? Ma non scherziamo, sono bischerate, guardate i bilanci delle società. Guarda, leggeteli, è prestigio. Massimo, un uomo di 70 anni andrà via da Firenze e lascerà un'opera col prima suo nome. Ma faccio un monumento, chi c'è? A cosa pensiamo anche dello sguardo altrove, perché Campi e Franchi tornano in auge, potrebbero essere le situazioni. Anche Reggello ci può essere. Volterra, cioè qual è il problema? Tra le torri. Sempre sullo stadio parlando. Certo, poi parliamo dopo della Rari. Allora, sicuramente, io ho sentito un po' loro, ovviamente sono anche molto più esperti. Io sono sicuramente per tutte e due le cose, stadio bello e squadra forte. Poi mi sembra di capire che non sia possibile. Ma il tifoso ragiona così, la signora. Scusatemi, da tifoso ragiona. Perché vuole vederla la partita, dalla Cuba, cioè, a Fiesole, non si sa chi ha segnato dall'altra sì, parte. Sì, sì, no. Ma ci siamo oltre ai 50 anni, allora qual è il problema? Allora, ma siamo nel 2020. Allora, ho capito, ma se non si deve la squadra, metta soldi nella squadra. Prego, poi andiamo in pubblicità, è scaduto anche il primo tempo per quanto riguarda Inter-Napoli, naturalmente andremo a seguire tra pochissimo la diretta e facciamo il punto della situazione, prego Fabrizio. Sì, sì, finisco dicendo, da appassionato di calcio e tifoso della Fiorentina, spero che facciano la squadra, ma ancora di più spero che si migliori. Ovviamente la Fiorentina, che ha una posizione insomma ora che non soddisfa e non accontenta, parliamoci chiaro, nessuno, perché siamo tutti lì, anche io sono stato di recente allo stadio a patire, e poi quando si vede giocare a quella maniera, quando sono stato io a vederla sembrava una squadra di Serie B giocare, e quindi ti viene in mente, dice qui si parla di stadio quando porca miseria si vorrebbe vedere qualcosa di meglio. Quindi non lo so io tutte le cose dello stadio, speriamo si risolva, si chiarisca qualcosa, nel frattempo magari qualche giocatore buono si spera arrivi. Bene, tra pochissimo parliamo anche di squadra, rimanete con noi, stiamo seguendo il live di Coppa Italia, semifinale d'andata tra poco. Uno, due, quando tre, i sintomi influenzali ti mettono KO, puoi provare Vivin Duo, rapido contro febbre, congestione e dolori influenzali. Puoi iniziare ad agire dopo 15 minuti. E puoi passare rapidamente da KO a OK. Vivin Duo, quando il gioco si fa duo. Dopo l'influenza non riesco a ripartire. Io sì. Sustenium Plus, l'integratore energizzante con l'aggiunta di creatina. Sustenium Plus, la spinta che ti serve. È Menarini. Stanchi di cercare un parcheggio per il vostro shopping? Siete in ritardo per la cena in centro con gli amici? Niente paura! Parcheggiare al Serraglio è come essere già in centro! Parcheggio del Serraglio, 400 posti al coperto, moderno e sicuro, per auto, moto e bici, tariffa giornaliera a 6 euro, tariffa notturna a 1 euro, aperto 24 ore. Parcheggio al Serraglio, il tuo parcheggio in centro. Ristorante Pizzeria Tortuga, pesce e pizza napoletana verace in un locale accogliente ed elegante. Nella città famosa per la carne, noi offriamo il miglior pesce. Ricerca della materia prima con pesce fresco di giornata, ampia scelta di vini e birre artigianali. 31 anni di storia e tradizione. Siamo aperti dal martedì alla domenica in via del Ponte alle Mosse 195 Rosso a Firenze. Gradita la prenotazione. Vi aspettiamo. No,
No. Eccoci tornati in diretta a Casa Viola, una puntata accesa, accesissima, come avete ben visto i temi trattati ovviamente sono quelli di attualità in Casa Fiorentina, stiamo parlando di quello che è il cammino che vedrà la Fiorentina dover scegliere poi alla fine se andare dietro al comune, quindi all'area Mercafir e quindi dirigere lì il nuovo impianto sportivo della Fiorentina oppure spostarsi su una delle aree in questo momento papabili come campi, come invece andare a restaurare quello che è il Franchi. Quindi capiremo un po' meglio strada facendo, ricordiamolo, il 4 di aprile ci sarà la scadenza del bando, 56 giorni, lo abbiamo detto, dove dovranno essere prese delle decisioni e poi capire se qualcuno parteciperà o meno a questo bando e soprattutto se ci parteciperà la Fiorentina. Tanti messaggi inerentemente allo stadio, vero Greta? Sì, riguardo allo stadio sono due messaggi un po' contrastanti, per esempio senza stadio e infrastrutture non si va da nessuna parte, Antonio, mentre altro che stadio 40 punti e poi il resto, ovvero pensare alla squadra. In più, mentre il sondaggio hanno risposto tre pareggi e una vittoria, ovvero 6 punti, Forza Viola 4 vittorie e poi comunque quasi sempre 4 pareggi. 4 pareggi, quindi stando diciamo sulla parità. Sì, abbastanza alti, nessuna sconfitta. Sì, sì, al netto insomma delle squadre che poi andremo ad incontrare. Ma noi ci ascoltiamo proprio Rocco Commisso che oggi è stato impegnato in una giornata veramente importante. Al netto che è stato presentato qua a me questo nuovo giocatore che Daniele Pradè ha fatto sapere che ad aprile potrebbe tornare disponibile dopo la rottura del crociato. E poi si è diretto prima al centro sportivo di Bagnaripoli e poi ad un incontro con gli americani nella sede del Consiglio regionale. E allora ascoltiamo le sue parole. Io ritornerò in America tra pochi giorni, sono venuto qui a vedere come andiamo avanti, siamo stati molti giorni con Casamonti, il nostro architetto, per i nuovi piani, che non nuovi piani, ma che i piani vengono aggiornati con nuovi disegni, che la cosa più importante è che siamo ai tempi giusti e credo che alla fine dell'anno prossimo questo sarà finito. Voglio ringraziare il sindaco e i suoi collaboratori qui a Bagnaripoli perché insieme si può andare avanti a fare una cosa bella per la città di Firenze, la città metropolitana di Firenze, e sarà bellissimo, questo lo prometto, che questo sarà un bellissimo centro sportivo, forse il più grande d'Italia, okay? Dove le donne, i bambini, la prima squadra, sono tutti insieme. Grazie. Benissimo. Stadio? Occhio, ragazzi. No, ora mi ammazzate qua. Sullo stadio non mi ammazzate, dice subito Commisso, arrivato in consiglio regionale per raccontare agli studenti di business della Syracuse University la storia del suo successo di italiano in America. Abbiamo già detto tutto nel comunicato di ieri, chiude con un sorriso. Unica certezza, il campo sportivo di Bagnaripoli. Sono stato lì oggi, le cose vanno benissimo. Con l'aiuto del sindaco, entro la fine del 2021, le donne, i bambini e la prima squadra saranno lì. Ma qual è il segreto del suo successo? Lavorare porta. Ok, io ho 70 anni, quanto visite ho fatto a Firenze? 8 visite in 7 mesi. Quando si deve lavorare, si lavora. Il presidente del Consiglio Eugenio Giani ha approfittato dell'occasione per consegnare a Commisso il simbolo del Granduca Cosimo I, quel festina lente che unisce velocità e lentezza, monito di ponderazione nelle imprese affinché abbiano successo. Presidente, ma Commisso è anche l'uomo che vuole andare fest, fest, fest. Naturalmente, ma per andare fest, fest, fest ci vuole la solidità, la sicurezza, l'equilibrio di cui lui è un grande campione. Sì, ma voglio dire un'altra cosa, fest non vuol dire che non vado con prudenza, ok? Certo. So, certe volte si deve fare slow per andare avanti nelle cose giuste, ok? Grazie alla Regione Toscana per avermi dato l'opportunità di parlare agli studenti americani qui a Firenze, la città più bella del mondo. È la dedica di Commisso sul libro del Presidente del Consiglio regionale. Massimo, l'avvento di Rocco Commisso si può dire che abbia portato una ventata un po' di aria nuova però all'interno del calcio italiano. Le sue prese di posizione non lo so. Hanno a Firenze fatto sicuramente, perché a Firenze, Valle, ma insomma stanno riecheggiando anche. È diventata la palude di Sesto Campi, cioè proprio palude, bruciare le mosche, le zanzare.
Però ecco, è un uomo che in questo momento, come è arrivato, ha cercato di portare le sue idee non soltanto a Firenze ma anche in Italia. Ora, le sue idee non lo so, perché francamente ancora non ho capito quali sono le sue idee, perché parlare male degli arbitri non è un'idea originale, onestamente. Infatti anche lì credo sia stato mal consigliato. Credo che quelle cose vanno portate in Lega, cioè nell'assemblea dei presidenti, e lì bisogna confrontarsi, lottare, capire quali sono i movimenti. Lo Tito vuol cambiare gestore, vuol uscire da Skype e andare con gli spagnoli per guadagnare più soldi. Cioè il gioco è tutto soldi. I diritti tutto TV. Sui soldi. Non parla nessuno degli stadi. Tutti di soldi. E i soldi servono perché le società sono miniere di debiti. Quando tu hai un monte stipendi alto e li devi pagare tutti i mesi, poi può darsi anche tu pezzi di contributi, però intanto devi pagare gli stipendi, e quei soldi li devi avere, quindi li devi tirar fuori da qualche parte. E non è semplice, perché i ricavi nel calcio italiano sono difficili da tirar su. Non ci sono più sponsor, gli sponsor costano ci danno pochissimo. Per cui, da dove vengono? Incassi e roba da ridere. Vengono dai diritti televisivi. Per cui lo stadio deve essere un buon strumento per mettere bene le telecamere e far vedere bene le partite. Questi sono i ricavi, il resto sono chiacchiere. E per mi dai ancora un secondo, perché volevo dire, siccome Costantino è un esperto di calcio inglese, 5 squadre inglesi hanno rifatto lo stadio dov'era. Solo il West Ham l'ha fatto un'altra parte, ma ha abbattuto lo stadio e ci ha fatto appartamento. Certo. Quindi questo è il principio. Benissimo. Si rifà dov'è lo stadio, come hanno fatto gli Yankees di New York. Si rifà lì. Non si può fare perché i sovrintendenti, capiamo i sovrintendenti, cioè qual è il problema? Io la penso se come si va te. Contro la logica, d'accordo, secondo con me te. Non ci possono essere come funzionari a Bergamo stesso, non c'è bisogno di andare tanto lontano. Nulla. Reintervieni certo. Sullo stadio, perché non puoi creare un problema urbanistico in una città. E devi valorizzare ciò che hai, perché quello è il patrimonio tuo. Marcello Mancini, Rocco Commisso di fatto vuole instaurare quella che è un gruppo di nuove, diciamo, di squadre che vadano controcorrente un po' a quello che è stato il filone da adesso, insomma, in Italia, che vede, insomma, primeggiare la Juventus, inerentemente anche a quella che è la questione dei diritti TV. Quindi si parla, diciamo, di una coalizione di squadre dove ci sono presidenti ovviamente stranieri, come Roma, come Bologna, il Parma, che di fatto ora sta diventando totalmente americano, come l'Inter, che è in vendita, Lucia, tra l'altro, è una società in vendita, sì, che però di fatto hanno, sì. E poi l'Inter, che sembra essere vicina anche questa alla Fiorentina. Tu credi che questo meccanismo possa andare avanti? Guarda, intanto voglio dire che Rocco Commisso lo vedo molto provato. Se voi ci fate caso, i lineamenti del volto, un po' disilluso, anche nelle immagini che abbiamo visto prima, io lo vedo molto stanco. Forse saranno tutti questi trasferimenti, fuso orario e tutto il resto. D'altra parte però lui sa bene che se vuol provare a fare un'operazione del tipo che dicevi te, Lucia, e deve star qui, non può delegare nemmeno a Gio Barone, eppure il suo uomo, sì, il suo doppio. Se ci riuscirà non lo so. So però che intanto deve guardarsi dallo Tito, e questo è un dato di fatto. Lo Tito è che ha smesso di criticare gli arbitri, è sparito, no? Dai palcoscenico, ma guarda caso, come mai, prima era sempre... E poi credo, sì, che il, come dire, la carta che può giocare è anche nei confronti dell'apparato del palazzo italiano, è quello dell'esportazione, del business calcistico italiano negli Stati Uniti, in America. Portare non a anche caso, la sede della Lega. Appunto, non a caso fra le dichiarazioni, all'interno delle dichiarazioni piuttosto infuocate che ha fatto dopo la partita della Juventus, intanto ha avvertito che tutte queste cose che stanno succedendo qui saranno fatte conoscere anche negli in Stati America, Uniti attraverso sì. I giornali. E questo è un... come dire, è un avvertimento per dire, ragazzi, questo fate sistema ben. Fuori non si può esportare, perché in America ragionano con tutto, o all'estero, fuori dall'Europa ragionano con un'altra mentalità. Quindi ecco, questo può essere un elemento e può aiutare
a tentare di scardinare il sistema cancrinito italiano. Intanto ricominciato il secondo tempo di Inter Napoli, sempre fermo sullo 0-0, ci sono stati due cambi, Inter Danilo D'Ambrosio sostituisce Milan Skriniar per quanto riguarda appunto le due compagini. Costantino, si parla molto di soldi ovviamente, no? Sì. Una Fiorentina però ha fatto un mercato dove è arrivata al passivo di 93 milioni. Questi sono tutti dati e comunque ci devono anche fare un po' pensare, giusto? Ma relativamente, ti dico, la fortuna vuole che da una classifica stilata recentemente, Rocco Commisso figura essere uno dei 250 uomini più ricchi al mondo. Quindi, ripeto, la parte economica non mi fa paura, non mi impressiona. Può splafonare perché ha acquistato un'azienda virtuosa, senza un euro di debiti, con tutti i numeri in ordine, quindi ha la forza per far partire la macchina, per splafonare un attimino. Poi magari si può analizzare chi è stato comprato, si può fare quel tipo di analisi lì, ma la parte economica non mi preoccupa assolutamente. Per riprendermi anche a quello che diceva anche il direttore Mancini, io vi voglio ricordare che questo signore è 3 anni, io ho avuto ospite il presidente del Miami United non più tardi di giovedì, siamo stati con Gio Barone, quindi sono molto amici perché fanno la stessa lega. Questo signore è 3 anni che sta facendo una causa contro la MLS, la liga più importante del campionato americano. Cioè è uno che se porta avanti una battaglia non guarda praticamente in faccia nessuno. Vi posso garantire che solo di avvocati, quello che ha speso in questo triennio, ci potevi comprare, per la gioia di Massimo Sandrelli, un attaccante da 20-30 reti, giusto per darvi parametri. Sarebbe stato più comodo. Bravo! Insomma, con grande rispetto per gli avvocati. Certo, però per farti capire le dimensioni. Quindi, ripeto, alle spalle larghe. La cosa che deve far riflettere è un'altra magari, che in Italia ci sono solo 5 proprietà estere straniere ad oggi. Quindi un'ambigua, perché è un fondo di investimento, bravo. Un fondo di investimento, la Roma passerà di mano comunque a un'altra proprietà straniera, quindi bisogna vedere le coalizioni che si creeranno per far cambiare il sistema calcio italiano. Sì, perché però, poi, Massimo, perdonami l'ultima cosa, in America viene vista più la Liga Spagnola che il campionato italiano, che si sappia questa cosa. Ma, scusami, per l'etnia. Ma perché dovrebbero vedere il campionato italiano dove 9 volte vince tra l'altro? In un campionato per questo secondo te è un prodotto a vendere assolutamente è questo e spero che vi faccia capire Commisso con gli altri al palazzo italiano. Lui vuole... Una volta Moratti mi disse, Massimo Moratti, qui se io non riesco a spezzare non dico il termine esatto, l'egemonia, le reni della Juventus, non vincerò mai. Certo, è vero. Ora lui poi un pochino ha esagerato, però voglio dire, tant'è che la Juventus Serie B. Però voglio dire, al di là di questo, il problema del calcio italiano, possono cambiare amministratore, non c'è più De Siervo, mettono un altro, quello che vuoi. Il problema è come vendere il calcio italiano. Il prodotto. Perché vendere il calcio italiano? Hanno fatto una leggina, che voi sicuramente conoscerete, no? Per cui i campioni italiani vengono qua perché non pagano. Sì, bravo. Va bene. Ribéry, ma viene Ibrahimovic, cioè. Ibrahimovic e Ronaldo. Vuole dire, e vengono quelli di 40 anni. A fine carriera. Ma non scherziamo. A noi ci manca tutta la fascia c'è di mezzo. C'è bisogno di dare... Negli anni 80 il campionato italiano era importante perché c'era solo Maradona che non era qua. Era il campionato più bello del mondo una volta. Però devi avere competitività. Qua non è che stiamo parlando. Tu giochi con la Juve e tu parti sempre 2-0 per loro. Competitività, come dici proprio tu Massimo, si fa anche a fronte di un mercato che è stato fatto, Fabrizio, nel mese di gennaio, che ti ha soddisfatto oppure no, innanzitutto? Vorrei aspettare di vedere un po' prima di esprimermi, perché è difficile dire mi soddisfatto, perché vediamoli giocare, vediamo cosa cambia, perché sono abituato ormai anche io a una certa età di averne visti tanti giocatori a Firenze e si è preso delle belle delusioni anche, no? Per cui io vorrei stare cauto, vediamolo in campo, vediamo come gioca, vediamo come reagisce la squadra, vediamo come si organizza, vediamo, perché insomma di delusioni se ne è prese tante, io non lo so. Forse qualcosa manca. E al netto, prima di inoltrarci anche in quello che è il prossimo argomento, cioè il rinnovo di Federico Chiesa, perché stando alle ultime descrizioni che sono arrivate, tra qualche giorno, prima che appunto Rocco Commisso ripartirà per l'America, ci sarà questo importante colloquio con il padre Enrico per il rinnovo del contratto del giocatore. Può aprire molti scenari. Tanti campioni alla Fiorentina, tanti però anche alla Nuoto Rarinantes Florenzi. Sì. Avete fatto un campionato invernale dove 4, se non erro, sono state le medaglie dei tuoi campioni, perché insomma tu li alleni,
e in prospettiva a marzo ci sarà la nuova sessione per poi insomma volare, ci auguriamo con più nuotatori possibili a Tokyo 2020. In che momento siete? Allora, innanzitutto vi ringrazio di parlare anche un po' di nuoto, ci fa molto piacere, anche perché finalmente dopo tanti anni c'è uno sport olimpico per eccellenza che è il nuoto, che a Firenze vive un bel momento riconosciuto anche a livello federale, centrale. Siamo riusciti a mettere insieme dei buoni tecnici, tutti fiorentini, noi che lavoriamo da tanto sulle piscine, e nonostante tutti i problemi a cui accennavamo anche prima, di impianti, di gestioni, di orari, eccetera, siamo riusciti a tirare su un bel gruppo, una bella squadra, dove emergono quattro diamanti, diciamo così, che puntano ad andare alle Olimpiadi. È una cosa rara avere quattro atleti di questo livello a Firenze che possano portare alto veramente il prestigio dello sport fiorentino. Questi quattro ragazzi sono Restivo, Melli, Zazzeri e la ragazza Paola Biagioli, che si giocheranno l'ammissione alle Olimpiadi. Ricordiamo anche quelle che sono state le loro vittorie, l'oro per Restivo nei 200 d'orso, poi esatto. Abbiamo Biagioli in argento nei 200 stile libero e nel femminile, seconda solo alla Pellegrini, esatto. E bronzo nei 100 stile libero, Melli argento nei 200 stile libero, sì. Insomma, quindi sì, veramente ragazzi di veramente di encomiabili, perché come sapete insomma lo sport del nuoto è uno sport dilettantistico che prevede un impegno massimale, cioè fanno solo questo, e l'obiettivo è bello, finalmente l'anno olimpico, abbiamo delle carte da giocare, siamo veramente orgogliosi di questo. Bene, grazie mille allora a Fabrizio Verniani, e noi naturalmente seguiamo Inter Napoli, che però non si sblocca in questo momento la partita, siamo ancora al 52esimo del secondo tempo, quindi Manolas decisivo sulla torre, viene ammonito, però quindi c'è stato, e partita sta vedendo Costantino? Tattica parecchio, l'Inter sta facendo più la partita, il Napoli chiaramente prova. Tra l'altro sono un nuotatore mancato io, per fortuna, sì. Loro a 6 anni veniva la Rari su lunghi anni, cioè, magari potevi bene. Non cambiate canale, argomento chiesa tra pochissimo. Sillab è realtà sanitaria leader nella medicina di laboratorio e propone quotidianamente un nuovo approccio integrato, orientato all'innovazione diagnostica, alla prevenzione e al benessere. Sillab è presente sui territori con numerosi punti prelievo, laboratori di analisi moderni e innovativi, centri polidiagnostici per medicina specialistica, medicina del lavoro, formazione e servizi alle imprese, medicina dello sport, analisi alimentari e ambientali. Sillab in Toscana è tutto questo. Ti aspettiamo nei nostri 70 centri. Ristorante Pizzeria Tortuga, pesce e pizza napoletana verace in un locale accogliente ed elegante. Nella città famosa per la carne, noi offriamo il miglior pesce. Ricerca della materia prima con pesce fresco di giornata, ampia scelta di vini e birre artigianali. 31 anni di storia e tradizione. Siamo aperti dal martedì alla domenica in via del Ponte alle Mosse 195 Rosso a Firenze. Gradita la prenotazione. Vi aspettiamo. Diceva lui,
Casa Viola alle 22.03, stiamo seguendo il live di Coppa Italia, semifinale d'andata, Inter-Napoli a San Siro, ferma sullo 0-0, ci sta provando l'Inter di Conte con Marotta che ha parlato nel pregare, ha detto obiettivo importante per noi, la Coppa Italia. E allora... Bugiardo. Bugiardissimo, dici, Massimo. Qualcosa doveva... E voglio vincere lo scudetto. Certo. Assolutamente sì, e ci stanno provando, insomma, in tutto e per tutto, ovviamente la classifica. Anche perché Conte gli ha fatto comprare di tutto, anche tre seggiole nuove addirittura. E lo vediamo anche in questo momento a bordo campo che sta, insomma, spronando i suoi. E allora, parlavamo di giocatori importanti, abbiamo parlato anche della Renantes Florenza Nuoto, parliamo invece di quelli che sono i giocatori della Fiorentina, perché ci sarà un incontro importante in questi giorni tra Rocco Commisso e il padre di Federico Chiesa per andare a prolungare quello del contratto di Federico per 4 milioni netti, quindi uno stipendio che si aggirerà, insomma, ai top player, quale il più importante appunto Ribéry di questa stagione. Bello. E tra l'altro c'è un gol, è proprio il risultato, il Napoli con Fabian l'Inter. Se non sbaglio, Fabian Ruiz al numero 8 che sigla al 56esimo il gol, il Napoli insomma che vuole vincere questa partita, lo dicevamo all'inizio della trasmissione. Adesso a baciare lo stinco, non si sa per cosa è cascato il parastinchi, va bene. Intanto vediamo Padelli porta, vero Costantino? Perché parlavamo prima della trasmissione di Viviano, ex Viola, che potrebbe essere ingaggiato dall'Inter a fronte dell'infortunio di Handanovic. Ci siamo sentiti quotidianamente, c'è questa volontà, perché tanto Handanovic starà fermo a 7-8 gare almeno. Lui si sta allenando ora, ci vorrà qualche giorno, e comunque si allenava con la primavera alla Sampdoria, quindi stanno valutando un po' le condizioni e tutto, ma dovrebbe anche essere un matrimonio. Padelli non mi sembra proprio... Handanovic ce l'ha prendeva. Ha sbagliato. Non solo in questa circostanza. Ha fatto un bel gol. Ma anche nella gara della scorsa, anche nella gara della scorsa giornata. L'ultima gara... Allora, Marcello, parlavamo di Chiesa. Ok, il rinnovo del contratto, però attenzione, perché insomma può non significare niente. Ma intanto Chiesa dovrebbe cominciare a giocare un po' meglio, che mi sembra la cosa fondamentale, anche come dire, prodromica al rinnovo del contratto, che secondo me non è affatto scontato. O meglio, io sono dell'avviso che alla fine dell'anno andrà via, perché questo è ormai il destino di Chiesa. Per il resto, certo, ormai il gioco delle parti è questo. Dopo le iniziali, il gelo iniziale si è sciolto un pochettino dopo quell'incontro che c'è stato fra la famiglia Chiesa, tra Enrico e soprattutto Commisso, allora è venuto fuori si può dire. Cambio di panchina anche sì, però ecco, soprattutto quel colloquio ci sono messi a sedere e hanno detto via, cerchiamo di levarci le gambe tutti nella maniera migliore, compreso il giocatore che almeno apparentemente sembra ci senta un po' di più. A me non mi convince fino in fondo, però insomma. Costantino, a netto del mercato che è stato in questa sessione invernale, quindi l'acquisto di molti giocatori da parte della Fiorentina, chi per il presente, chi per il futuro, si può dire che è stato un mercato anche... proprio in virtù del fatto vivace. Che Federico Chiesa potrebbe partire? No, sai, io giusto per rispondere anche a Marcello, perché è un po' materia mia, spesso i rinnovi si fanno per poi cedere i calciatori, attenzione, quindi ecco. No, ho posto male il problema, no, nel senso che il rinnovo... non lo rinnovano. Ah. Sì, lo se ne va. Si rinnova, cioè, per non venderlo. Crediate che il rinnovo lo questo bindi. È rimesso. Ecco, bravo. Hai ragione, mi sono espresso male. I rinnovi si fanno proprio per cedere i calciatori. Certo. Quindi di conseguenza, ripeto, poi vediamo, io lo difendo sempre a spada tratta. Allora, innanzitutto, la prima parte della stagione lui soffriva di un problema fisico non indifferente, l'ho ripetuto più volte, quindi ha sofferto, diciamo, questa condizione fisica precaria. Ubalgia, quindi che è fastidiosissima per chi ha giocato a pallone. Secondo di poi, l'assetto tattico non l'aiuta sicuramente. Poi è un giocatore valutato 70-80 milioni di euro, uno si aspetta sicuramente qualcosa di più. Ma anche Belotti, il buon Cairo, lo valutò 100 milioni e da lì non segnò più, per intendersi. Quindi c'è questo rischio, si può correre questo rischio, però la stima del calciatore è quella.
e anche grossi club europei lo stanno monitorando. Quanto vale oggi Federico sui 70 Chiesa? Milioni, quella è la forbice, 70-75 milioni. Al netto dei prestiti, perché di fatto questi sono stati Massimo Sandrelli, i giocatori acquistati dalla Fiorentina, sono tutti prestiti e verranno pagati poi in futuro, probabilmente con obbligo di riscatto, certo. Sono prestiti, fa per dire, vanno pagati. Cioè, li paghi a 18 mesi, la differenza Pedro, no, è quella. Quindi, gli altri sono... Esatto, quindi potrebbero proprio essere necessari i soldi anche di Federico Chiesa. No, e servono ora i giocatori. Servivano ora i giocatori, hanno preso gente a scadenza, ci vuole il prêt-à-porter, cioè quello da indossare su la giacchettina, mettisi ad andare in campo, invece nulla, si è rimasti un 2 o 3 cose. Ma ormai è andata così, ormai rimette poco. Detto questo, la storia Chiesa mi sembra un argomento inutile, cioè qui c'è un progetto di squadra, ora per lo stadio c'è una Casamonti, per la squadra non c'è nessuno, ci vuole qualcuno che faccia un progetto di tecnico, allora Chiesa può servire o no? Può anche servire mandarlo, cederlo bene per avere magari altre risorse. Ci vuole un progetto tecnico. Si può andare da dove a tastoni, partiresti tu, Massimo? Da un direttore sportivo. E poi dall'allenatore. No, l'allenatore non c'entra nulla. Dici? Nulla. Perché se lo fa l'allenatore succede quindi un dramma. Quindi tu come valuti la sessione ci vuole un estiva invernale tecnico, in questo momento? Un'area tecnica, quindi, la sessione estiva invernale, come la valuti ad oggi? Io la tragedia. Questa qui non l'ho capita. Sono investimenti. Investimenti di che? No, l'abbiamo tutti, l'hanno tutti sopravvalutata, cioè perché, no, perché 70 milioni. Sì, no, appunto, dal punto di vista economico di certo, però dal punto di vista della sostanza, di fatto noi si è visto un giocatore. Igor, sì, c'è anche Cutrone, ma Cutrone si è visto male, nel senso che Cutrone non ha mostrato niente. Duncan, io lo voglio vedere giocare domenica, perché Duncan è tornato in gruppo ieri, come fa oggi, come faccia a giocare. Sì, però come faccia a giocare? Sì, un buon giocatore. Certo, oggi tutto fa brodo per il centrocampo, certo. Visto anche il centrocampo domenica scorsa, l'ultima partita, tu mi capisci, se passa un centrocampista si agguanta subito. Iachini doveva fare? Sono sempre lì, gira come più li vuoi, sono sempre lì. Sono gli stessi. Detto questo però, c'è bisogno. Bisogno di un progetto tecnico vero, una costruzione si fa partendo da delle basi. Io onestamente non la vedo. Quindi porsi il problema di Chiesa vuol dire nulla. Cioè bisogna cominciare a pensare qual è la costruzione. Beh, però Massimo, ti poni il problema di Chiesa se tu hai te proprietà l'intenzione di costruire intorno a Chiesa una squadra. Dovrebbe essere il fulcro. Io te rinnovo e poi... io te rinnovo, te resti qui e sì, io ti costruisco intorno. Se a Chiesa gli dai 4 milioni di euro di stipendi, che sicuramente meriterà, ma se intorno hai gente che voglio dire, vive un'altra realtà, è difficile costruire il progetto, capito? Detto questo, ripeto, secondo me c'è bisogno proprio di una rifondazione vera, tecnica, consapevole. Rocco non sapeva nulla. E Vato Vassi è fidato di 3 persone, non tutti di calcio. Qualcuno gli ha detto, piglia lui, piglia l'altro. No, non si fa così. Fabrizio, cosa rispondi tu al nostro sondaggio che ti faccio ricordare da Greta? So che sono arrivati tantissimi messaggi, sì. Perché li vediamo scorrere. Quanti punti nelle prossime 4 partite, ovvero 4 gare con 12. Sampdoria, Milan, sì. Tutte Brescia, vittorie? No. Sampdoria, Milan, Udinese e Brescia. Ma allora, a parte Milan, ovviamente, Sampdoria, Udinese Milan e Brescia. Milan è in casa e... Sì, diciamo in Milan ora mi sembra che giochi anche benino così, però Sampdoria, Udinese e Brescia sono occasioni da non sprecare, vorrei dire. Però ci ha abituato la Fiorentina a soffrire proprio le squadre piccole. Non ci ricordiamo che a Napoli ha vinto 2-0 e poi l'abbiamo vista in casa soffrire, il solito Genoa 0-0. Cioè, quindi è difficile. Io mi auguro che venga fuori almeno 6 punti, almeno, che sia il minimo però. E Costantino, te che dici invece? Ma io dico che intanto l'Udinese è l'avversario difficilissimo da affrontare in questo momento. Luca Gotti è un tecnico preparatissimo, ha rimotivato la squadra. Già avevamo sofferto all'andata in casa che segnammo un gol fortuito su un calcio d'angolo battezzato male e quindi su una pallina attiva, quindi l'Udinese è difficilissima. Già domenica la Sampdoria, Ranieri, non lo scopriamo oggi, quindi è una partita altrettanto difficile. E poi c'è questo Milan che comunque le motivazioni vengono, perché quando incontri il Milan poi in casa hai vinto meritatamente, forse è stata la più all'andata. Bella partita sì. Della nuova gestione all'andata insieme a quella di Napoli. E quindi è una partita da tripla, proprio succede di tutto col Milan.
e Brescia idem, giocherà col coltello fra i denti. Hanno cambiato l'allenatore anche loro, c'è cioè Diego Lopez, che anche lui è altrettanto preparato, è un bravissimo tecnico, io lo stimo tantissimo. Quanti punti? Da come l'ho venduta si vince solo col Milan, in buona sostanza. Lui avrebbe detto 3. Da tifoso 3. Ti dico 12, no. Da no. Detto ai lavori ti dico c'è da soffrire, quindi ora io confido in Beppe, perché comunque il suo credo è primo non prenderle e poi sperare lì davanti in un Chiesa motivatissimo, un Cutrone che fa il bomber, e non posso sperare altrimenti, capito? Quindi... Però bisogna essere ottimisti, non ci si deve piangere. Io ho detto 12, perché sennò qui 2-3... No, però bisogna allora essere anche realisti, se sì, ti parlo da detta realisti, lavori, credo dico, siamo... Udinese sta giocando benissimo, sì, è in una fase che l'ha rigenerata Luca Gotti. A Brescia hanno cambiato il tecnico, quindi uno shock lo crei quando cambi un allenatore. Però avresti detto che si vinceva a Napoli 2-0 te prima? Ma ci ha vinto anche il Lecce poi alla fine. Ah, dopo però, dopo ci ha vinto, sai, prima non no, io parto pessimista proprio per indole, per scaramanzia. Okay. Massimo, quindi, che però dici? Poi me lo auguro di vincere. Potrebbe, cioè si potranno vedere in queste quattro partite le reali ambizioni allora, della Fiorentina? Io credo che il merito di Beppe Iachini sia stato quello di dare convinzione a una squadra che sembrava... una specie di commedia pirandelliana, cioè la gente già per il campo, Montella, voglio dire, era Montella, e anche quella, Montella, si conferma Montella, ti contenti, mi sembra una bestemmia in chiesa, però vabbè. Allora, con questa nuova convinzione la squadra è stata un po' più in campo, ecco, però ovviamente ha dei limiti, quindi se questo Danca entra e si fa vedere, credo che il centrocampo ne tragga beneficio. Diceva si gioca meglio fuori che in casa. Eh sì, perché in casa bisogna far gioco e la Fiorentina non ha la forza di far gioco. Quindi avendo un centrocampista di qualità in più sicuramente puoi dare qualcosa. Cutrone è un ottimo uomo da area di rigore, ma bisogna arrivarci in area di rigore. Cioè se tu pensi di mandargli le palle lunghe a lui, che poi pensavo fosse un po' più alto, invece è anche un po' piccolino. Quindi voglio dire, questo è il ragionamento. Cioè se la squadra cresce, secondo me la possibilità di fare punti c'è. Ora, se saranno 12 piuttosto che 9, piuttosto che 6, molto dipende anche. Quali partite credi saranno le più difficili, Massimo? Ma secondo me sono tutte difficili. Cioè, se la squadra c'è, diventa più... Ora, la Sampdoria, con tutti i bene per Daniele, cioè, sono squadre modeste, ora, a parte gli scherzi, lui è carino, Luca Gotti, l'Udinese roba a ridere. Sì, cioè, sì. In un campionato normale non conta nulla queste squadre. Sì, sì. Che, dire, il Milan, cioè, quando c'è Ibrahimovic, guardano Ibrahimovic, tutti contenti, certo. Vanno lì, guadagnano tutti, Maldini, Coso, Boba. Quindi sulla carta tu dici possono essere accessibili. L'importante è che la Fiorentina sia giochi da Fiorentina in campo, che abbia qualità, che abbia fiducia in se stessa, queste sono le cose. Poi il resto... Marcello, ti chiedo anche a te che punti credi potrebbe fare la Fiorentina e poi dove secondo te a questo punto Iachini dovrebbe cambiare, perché si sta parlando anche di un cambio modulo per capire se si può dare una scossa. Allora, intanto, nel mirino centrocampo e attacco, intanto, che in questo momento fanno fatica. Fa fatica anche la difesa sempre questo. Sì. Però ritornerà visto... Cáceres. Sì, ecco, ritornerà Cáceres e questo è un conforto. Però resta Milenkovic e Pezzella, che secondo me, non, almeno quest'anno, non danno grande affidamento. Io intanto comincerei, credo lo farà domenica prossima, toglierei Cutrone per mettere Vlahovic, per i motivi che diceva Massimo, perché Cutrone là nel mezzo da solo non tiene palla, no, non arrivano fa salire la squadra. Arrivano pochi palloni secondo te, Marcello? Arrivano pochi palloni, ecco. Perché nella partita, anche l'ultima partita, hai visto, c'è stato un atteggiamento, l'ha detto anche Pizzarro dopo... Sì. Dopo nel commento dopo alla fine della partita dice beh insomma di vedere una Fiorentina che si difende poi butta i palloni in avanti senza avere un'idea ben precisa, la possibilità di costruire, di dimostrare di saper costruire un'azione è un po' preoccupante. Però quello che mi preoccupa è che io ho visto domenica scorsa una Fiorentina un po' troppo rinunciataria rispetto alle ultime Fiorentine precedenti, perché come diceva Massimo giustamente, Iachini è un giocatore, è un allenatore che quantomeno aveva dato un carattere, certo, a questa Fiorentina, il carattere che mancava con Montella, è mancato a Cagliari, correva, è mancato Marcello, con il Verona. Con Montella non correvano nemmeno. Certo, allora lì c'è da chiedersi, diciamo, c'è da chiedersi se è finita come la carica, l'effetto Iachini, oppure se c'è un discorso anche di carichi, di lavoro che Iachini ha reso, certo, pesanti dopo la vacanza Montella, e quindi magari ora c'è stato anche
come sì. dire, magari un problema tutto... atletico si è venuto a creare. Io questo non lo so, io... perché domenica scorsa non li ho visti per niente bene effettivamente. Iacchini si lamentava della, della fretta di giocare. Faccia a faccia all'Atalanta ti massacrano. Sì, ma... Lui ha detto stiamo indietro e ripartiamo in contropiede. Sì, ma ho capito, ma ci buttavano via il siamo pallone, arrivati sulla sella. Giocatori arrivavano sulla sella. Giocatori buoni, il bagno va non ho visto reazioni. Beppe nel primo tempo con le mani incitava alla calma. Io non ho visto reazione domenica, questo mi preoccupa un pochettino. La reazione è come se non ce la facesse. L'effetto Iachini, Marcello, come? Credi sia finito l'effetto Iachini? No, non lo so, è una domanda che mi pongo perché domenica ho rivisto dei tratti della Fiorentina troppo simili alla peggior Fiorentina dell'ultimo Montella. Rinunciataria. Dell'ultimo, di Montella, punto. Primo all'ultimo uguale. I punti, sì. Sette punti. Fabrizio, al netto di quella che è stata diciamo la carriera di Beppe Iachini, si può dire che però ci sono stati momenti in cui lui ha vissuto grande entusiasmo nelle squadre dove entrava e poi piano piano si è dissolta diciamo la magia, l'effetto insomma del suo cambio in panchina. Credi si potrebbe ripetere anche la Fiorentina? Spero proprio di no. Io anch'io come lui ho notato una certa arrendevolezza della Fiorentina che è preoccupante domenica, per cui io spero che non sia assolutamente finita, anche perché Iachini insomma ha una certa esperienza e penso abbia delle carte. Vediamo come gioca questi nuovi ingressi, diciamo, come li sa manovrare bene. Insomma, dobbiamo a questo punto come tifosi essere un po' ottimisti, non ci resta altro. I nuovi ingressi? C'è uno, Danca sarà disponibile, Danca, però sì. C'è anche l'idea di posizionare Agudelo, se sta lavorando su questo giocatore, dove lo metti, Lucia, per arretrare in regia nel ruolo un po' alla Pizzarro, che ne pensi? Davanti alla difesa quindi? Sì. Cioè, quello doveva essere di Bader. Di Bader, Pulgar che quindi rimaniamo col 3-5-2, quindi il modulo sarà sempre quello. 3-5-2 4-3-3. 3-5-2 è di Conte memoria, deve avere gli interpreti per farlo. Questa purtroppo è una squadra che almeno quando deve fare la partita, secondo me, si deve schierare minimo con un 4-3-3. Quindi si parla di numeri, per l'amor di Dio, però ha i giocatori per poterlo fare il 4-3-3, secondo me. Di posizioni Chiesa in una posizione più naturale, quindi lo sfrutti meglio. Sull'altra fascia, aspettando il recupero di Ribéry, puoi sfruttare Gezzallo, anche Sottile stesso, quello che vuoi, e davanti una punta naturale, ne hai due ora, Cutrone e Vlahovic. Quindi questo è l'assetto che secondo me, le due mezzale, Castrovilli da una parte, Benassi dall'altra, e il classico mediano davanti alla difesa, e può essere a questo punto, proviamo Agudelo, piuttosto che Pulgar, piuttosto che Badelli. Pulgar in panchina. E quattro dietro. Fai la somma il problema ce l'hai dietro, Massimo. Fai la somma dei chili dei centrocampisti. È leggero. E ti passa come i treni. Hai perfettamente ragione. Ragazzi, non mi da inventare. Ci vorrebbe un mediano box to box. L'unica cosa fisico che Montella fece è di infottire il centrocampo. Quello ha fatto con i cinque. Perché mise più uomini. Sono d'accordissimo. Gli uomini sono quelli però. Però non si se no non siamo mai propositivi. Ma chi tu vuoi proporre? Il quale giocatori? E allora? Aspettiamo Amrabat che arriverà a giugno. Se ci si arriva a giugno con... sotto questo profilo. Torniamo la linea alla regia, torniamo tra pochissimo. Se la Fiorentina arriva a giugno in Serie A. Ho sentito un rumore strano in garage. Una capsula al giorno di Prostamol contribuisce a favorire la normale funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostamol, non hai più scuse. Da oggi, anche nella confezione da 60 capsule. Straordinaria. Sognatrice. Energia smart e green, come te. Siamo Estra. Vicini a te ogni giorno con i nostri 90 store e con l'app dove sei tu. Come te, ci prendiamo cura di dove viviamo. Passa a Estra, scegli Pura Luce, l'energia verde da fonti rinnovabili che nasce dal nostro territorio. Chiamaci all'800 128 128. Vieni nei nostri store o scopri di più su estra.it. Eccoci tornati in diretta con Casa Viola alle 22:22, sempre punteggio a favore del Napoli di Gattuso, 0-1 a San Siro al 74esimo del secondo tempo, il gol di Fabian Ruiz, Eriksen entra e sfiora il pari per quanto riguarda ovviamente
il match che stiamo insomma andando a commentare, Coppa Italia, semifinale d'andata. Infatti in questo momento stiamo vedendo proprio l'azione che vedeva sfiorare il pari per quanto riguarda Eriksen, che è subentrato ovviamente nell'Inter. Allora, tanti messaggi, vedo un sacco di messaggi, sì. Vero Greta? Abbiamo scatenato i nostri amici a casa. Allora, sempre il sondaggio, stanno continuando a scrivere sulle vittorie, 4 vittorie. In più, per fare una grande squadra bisogna avere uno stadio di proprietà come in Germania, Inghilterra e Spagna. E poi una domanda per Costantino Micheletti, uomo di mercato, quanto vale Chiesa a oggi? Eh beh, ce l'ha detto, vero Costantino? Fatto un mix 70 fra, milioni. Fra Micheletti e Nicoletti. Ha detto Costantino Micheletti. Oddio. Lavorando Greta, sempre col nostro amico. Ormai sei, no, ma la Greta poi, sai, è dello staff di Giorgio. Di Giorgio. Quindi ce l'ha sempre nel suo cuore, nella sua testa. Assolutamente sì, Giorgio. Giorgio sarà presente ovviamente sulle nostre reti da venerdì per tutto il weekend come consuetudine. La Viola però si guarda intorno. Questi sono insomma i titoli dei giornali. In questi giorni Beppe Iachini sembra essere ad interim, no? Sulla panchina della Fiorentina, brava, un po' come dice. Pioli al Milan, e quindi si fanno quelli che sono i nomi in questo momento, e tanti allenatori che spuntano sono quelli dei giovani allenatori che in questo momento stanno facendo bene nelle proprie squadre, come per esempio D'Aversa nel Parma, come per esempio il Semplice, che è stato purtroppo escluso dalla SPAL, cioè esonerato. Liberato. Le bugie raccontano procuratori. Procuratori come lui. Parlo dei giornalisti, li raccontano le bugie, mettono nomi, no? Sì, ma non si, di questo, non si può dire, Massimo. Non si può dire, abbiamo detto di tanto. Fra di noi, di noi. Funziona così. Che cosa pensi invece del futuro della panchina della Fiorentina? La panchina della Fiorentina è... Diciamo Allegri, scusa. Massimo, Allegri, da lì capisci cosa vuoi fare da grande, però. Hai toccato subito il punto. Massimo, scusami, Lucia, se ti interrompo. Perché io ci tengo a sentire la sua risposta. Da lì capisci cosa vorrà fare la Fiorentina di Commisso. Ovvio. Quindi di che si parla? Dalla scelta che serve prima un progetto, ragazzi. Poi ti faccio parlare. Perché se tu vuoi un allenatore importante, devi avere un progetto importante. Esatto. Conte non voleva andare all'Inter. Ha rifiutato il Milan, ha rifiutato la Roma. Dopodiché i cinesi gli hanno detto, guarda, noi si spende. Ha detto, vabbè, verrò. Allora vengo. Così si fa. Voglio dire, puoi prendere Mourinho o puoi prendere Liverani. Certo. Per carità, Liverani è un ottimo allenatore. Certo che è un'altra dimensione, capito? Ecco perché ci vuole un progetto tecnico prima. Che cosa vuoi fare da grande, Rocco? Fammi capire. Se ci dice questo, allora il resto. Però ti posso dire che stando alle indescrizioni che abbiamo raccolto, che Allegri era procuratori. Era stato sono bugiardi come cacco. E che ha declissato sempre con un grazie chi? Allegri. Era stato contattato pare dallo staff quando ci fu il cambio di panchina, ma di fatto insomma. Ma se non hanno neanche il numero di telefono. Grazie. Neanche il numero di telefono ce l'ho da Allegri, Vetti. Sta buona, lascia stare. Però Allegri rifiuta in Tottenham. Allenatori, diciamo, di squadre importanti, in questo momento possono venire e vogliono venire alla Fiorentina? Dipende da qual è il progetto. Bravo. Se te le dici, fra tre se anni ti chiama, te ci va subito, giusto? Certo. Se ti chiama un'altra televisione privata, dici fatemi sapere cosa fa. No? Dici vieni qui a spazzare, no, non vengo. È uguale, l'allenatore viene a Firenze, sì, dici ma di che si parla? Che si fa? Dici no, si fa lo stadio, già un muratore. però prima però l'ingegnere, questo è il calcio, di quello che sappiamo. Senti, oggi ovviamente nessuno da diretta. Io mi aspetto quello che diceva Massimo prima, intanto che prendano un direttore sportivo. Perché a me sembra che Pradè sia bravo a fare tante cose, ma il direttore sportivo forse... È un bravissimo direttore generale. Ma non direttore sportivo. Voglio dire, però va bene, d'accordo con lui. No, in senso, io sai... No, voglio dire... Un vecchio calcio, dove il direttore sportivo faceva quell'altro. Lo so, ma ora non è più così, ora non è più così. Io, per come si è mosso Pradè, l'avevo giustificato ampiamente... sul mercato estivo, perché oggettivamente è partito in ritardo, certo. E si sa bene, e oggettivamente bisogna partire a gennaio, ora, certo, per il mercato si fa bene, ora, certo. Quindi Costantino lo sa funziona, molto meglio di me. Non funziona così, ma cioè, comunque, se cambi giornale l'agenda è sempre la stessa. Sì, però arrivi quando l'ha saputo di diventare direttore sportivo della Fiorentina. Magari certi giocatori sono già stati presi, tra virgolette, e poi soprattutto secondo me su quel mercato ha giocato anche il fatto che sia arrivato lo zio d'America, per cui gli hanno chiesto anche dei soldini sicuramente un pochettino esagerati rispetto al valore del giocatore, come nel caso di De Paul, tanto per dire. Certo. Ecco. Berardi stesso.
Ecco, dal mercato, dal mercato Boateng, con Boateng con me sfondo una porta aperta su Boateng, perché dall'inizio io ho detto è venuta a rimorchio di Lirola e tutti a dire Boateng, poi l'ha fatto giocare come falso 9 e quindi su tutti Boateng, a vedere Boateng. Posso Boateng, garantire che Montella giusto, l'ha caldeggiato tantissimo, e allora ecco, cioè, e allora ecco perché poi voglio dire ragazzi, che serata Lucia meravigliosa, però Montella l'ha caldeggiato, l'ha caldeggiato tantissimo. Comunque volevo dire, Pradè non mi ha convinto nel mercato, nemmeno al mercato autunnale, cioè invernale. Quindi tutti aspetti un sono rimasto anch'io quando c'era il mercato autunnale a novembre, il mercato di riparazione. Quello di cui stanno parlando. Sì, non mi io non voglio difendere Pradè, Marcello, lui deve rifondare una tecnica, ma lui, però. Lui ha cominciato con 70 milioni ma da lascia spendere. Fare, no, lascia fare 70 scusami, milioni. Ma con 70 milioni da spendere e non c'è bisogno della tecnica. E bisogna comprare giocatori. Ma scusami, se sai da novembre, anzi da ottobre, che ti mancano dei giocatori e dici pubblicamente, comunque fai capire che tu ne sei cosciente, ti e presenti a gennaio con i giocatori, che soldi ci sono, ti presenti a gennaio con i giocatori, non aspetti l'ultimo di gennaio, l'ultimo giorno di mercato e poi portare i giocatori per il prossimo anno. Certo. Allora Costantino, da rifondare. Peccato, già siamo alla fine. Tecnica sì che no, la panchina. Quindi, ma io dico sempre che ci vuole pazienza. La vera Fiorentina di Rocco commisso la vedremo tra un anno e mezzo. Un paio d'anni. Un anno e mezzo due. È proprio fisiologico, Massimo. Con il nuovo stadio. Con il nuovo stadio. No, magari più col nuovo centro sportivo. Ecco, all'inaugurazione del centro sportivo vedremo la Fiorentina di Rocco. La scadenza sì, per ma i lavori. Perché come ha detto giustamente Massimo Sandrelli, deve capire i personaggi, le figure. Se io li parlo oggi a Rocco commisso, ti dico un nome, Marcello Carli, non sa nemmeno chi è. Cioè, lo sa. Oggi lo saprà, gliel'avranno detto. Oggi lo sa, ma perché sono passati sei mesi. Ma magari non sa la sua carriera, non sa il suo percorso, le sue capacità, le sue qualità. Chi vivrà vedrà, Fabrizio. Io gli do un consiglio, compri Panini. L'album. L'album Panini. Perché c'è tutto dentro. Già lo fanno. Per quanto riguarda la nuova Ferrari-Nantes Florenzia. Allora, campionati italiani assoluti, selezioni per le Olimpiadi, esattamente fra un mese. Poi vi dirò dove se è andato tutto. Capirà molto, naturalmente tornerai dove da noi a raccontarci tutto volentieri. Quello che è accaduto. Magari porto anche loro. Assolutamente volentieri. Sì, molto volentieri. Greta, giusto? Qualche messaggio poi chiudiamo. Forza Viola, tanti Forza Viola. Tanti Forza Viola, quindi un sacco di vittorie in queste quattro partite. Tutte vittorie, quattro vittorie. Quattro vittorie, vabbè, i nostri tifosi sono positivi, noi ce lo auguriamo. Partita sempre in vantaggio il Napoli per la semifinale d'andata di Coppa Italia, Inter-Napoli, siamo all'82. Conte è nervoso. Conte sempre nervoso. E io sono per dargli un tetto ai tifosi, uno stadio ai tifosi, uno stadio dove si possa veramente vedere l'azione di gioco, i giocatori che Massimo Sandrelli reclama e predica, quindi li puoi vedere bene, insomma, in comunità. Allora, a campi. Allora, dove grazie sarà. A Massimo Sandrelli, grazie a Marcello Mancini, grazie a voi, grazie a Costantino Caletti, a Fabrizio Verniani, grazie mille per essere stato con noi. Greta, grazie mille. Ci vediamo con te venerdì. Venerdì, sì, alle 21:15. Venerdì con Tutto Gol insieme. Aspetta, a Michele. Una cosa, avremo una sorpresa da raccontare, ecco, verremo a raccontarla qua. Per il 20-21 allora ancora aprile. Non ci vuoi dire no, niente? Nulla. Non si può dire nulla, Marcello? Ancora no, bene, allora, però sarà una bella sorpresa per i tifosi della Fiorentina e per chi ama Firenze. E per chi ama Firenze. Chiama Firenze, lo scudetto può dire qualcosa dello è una bomba, è una bomba. No. Si parla di scudetto, questo lo vogliamo. Si tratta talmente poi di si parla di scudetto. Attenzione perché ci sarà una sorpresa importante che Massimo e Marcello verranno a raccontarci proprio qui a Casa Viola. Quindi buona serata a tutti, a presto.